Brawl Stars ha confermato che nel prossimo aggiornamento ritornerà la modalità assedio. Proprio così. Come sapete, qualche giorno fa Brawl Stars ha messo nel gioco un sondaggio chiedendo quale modalità vorremmo aver avuto nel prossimo aggiornamento. In questo video scopriremo con quanta percentuale ha vinto assedio, analizziamo meglio l'ultimo post di Brawl Stars per vedere se si può fare qualche teoria e molto altro. Io direi di cominciare subito. Prima di cominciare ti ricordo di seguirmi anche su Instagram, anche lì mi chiamo Ninja Hyper Official. Comunque trovate tutti quanti i link dei miei social in descrizione. Su Instagram pubblico le mie esperienze di gioco su Brawl Stars, spoiler delle prossime canzoni e stessa cosa nelle storie, ma lì do spoiler anche dei prossimi video. Qualche volta faccio anche dei sondaggi chiedendo ad esempio che video vorreste molto alto, quindi che cosa aspetta a seguirmi? Come tutti già sappiamo, Brawl Stars ha detto nei social di entrare su Brawl Stars e di votare quale modalità vorremmo vedere nel prossimo aggiornamento. E potevamo scegliere tra caccia al boss, annientamento, corsa di carrelli o assedio. E come già sappiamo, al primo posto ha vinto assedio e al secondo posto annientamento. Quindi assedio e annientamento torneranno. Comunque su questo argomento ci ho già fatto un video molto più dettagliato, quindi andatelo a vedere se non l'avete visto. Ma ogni modalità quale percentuale ha avuto? Ecco un'altra foto pubblicata da Brawl Stars che ci fanno vedere tutte le percentuali. Caccia al boss 11%, veramente pochi. Ragazzi, in pochissimi hanno votato questa modalità. Io mi aspettavo che caccia al boss l'avessero votata proprio in tantissimi, perché così si facevano coppie alte con Cole. Però a quanto pare, dato che questa modalità c'è già stata in questo aggiornamento, probabilmente non la voterà più nessuno perché già si sono scocciati. Corsa di carrelli 14%, ne vado felicissimo perché questa modalità a me ha sempre fatto schifo. Cioè ragazzi, io preferisco addirittura Raffa Gemme, che mi fa veramente schifo, che questa, proprio terribile. Però probabilmente l'hanno votata veramente in pochissimi perché c'è già stato in questo aggiornamento come caccia al boss. Al secondo posto abbiamo annientamento col 22%. Cioè mi aspettavo un pochino di più, però ok. Anche se annientamento per me è tipo identico a ricercati ora, con le differenze quali sono. Sì, lo so, i ricercati devi arrivare a 20 stelle, qua invece devi eliminarne in 10, però il tempo secondo me sarà tipo lo stesso, quindi non è che cambia molto. E al primo posto assedio, che tra l'altro io avevo fatto pure il predict e l'ho indovinato. Se volete sapere come ho fatto a indovinare che sarebbe tornato al 100% assedio, come avevo detto nello scorso video, e dovete andarlo a vedere anche perché lì spiego tutto meglio. E quindi nulla, alla fine della fiera assedio e annientamento torneranno nel prossimo aggiornamento, per me ci sta. Ma ora passiamo all'analisi di questo post fatto da Brawl Stars. A differenza del post che abbiamo analizzato nello scorso video, questo è proprio un fumetto. Nella prima immagine vediamo che un robot sta attaccando Meg, e io la prima domanda che mi faccio è: ma da dove è spuntato questo robot se sono tipo nell'oceano? O il robot si era nascosto nella nave, oppure boh, così da nulla un robot l'ha attaccata, che era nell'oceano, ha fatto un mega salto, è arrivato nella nave e l'ha attaccata. Poi vediamo anche uno squalo, che non so perché ma lo vedo un pochino strano, e anche perché che cos'è quella cosa che ha tipo nella faccia, una molla. Poi attenzione, perché qui c'è una grande modifica che hanno fatto. Questa qui non è la nave che abbiamo visto nel post precedente, perché nella scorsa immagine vediamo che la sua nave ha proprio tipo una faccia da squalo davanti e la bandiera è pure diversa. Mi sta venendo in mente che in realtà forse Meg è andata nella nave di questi robot che voleva tipo rubare qualcosa, anche perché l'avevo tipo con tipo degli oggetti in mano, non lo so se è proprio così. E quindi robot tipo la sta attaccando perché pensava che voleva rubare. E mi sa proprio di sì, perché c'è tipo quell'oggetto che ha in aria, tipo come se l'ha lanciato dalla paura. Oppure robot che gli ha lanciato qualcosa? Ah boh, non si può sapere. Nella prossima immagine vediamo che robot l'ha direttamente sbattuta nella loro prigione. Che forse i robot hanno pure preso la mappa del tesoro di Meg, perché vedo che hanno tipo una mappa in mano. Oppure era Meg che gli aveva rubato la mappa del tesoro e quindi loro se la sono ripresa. Infatti si possono avere tipo due visioni della storia. Comunque ci deve confermare Brawl Stars se era Meg che voleva fare qualcosa di brutto nella nave dei robot, oppure erano i robot che volevano tipo attaccare Meg. In quest'altra immagine vediamo che Meg l'hanno legata, però lei vede una pistola, giustamente se la prende. Poi vediamo la nuova skin di Surge che guarda la nave senza nessuno a bordo e fa qualcosa alla catena, boh, forse la toglie, la mette, un'altra immagine che non si può capire bene quello che sta facendo. Però a quanto pare vediamo Surge che tipo sale nella nave e distrugge tutta quanta la nave dal mega salto che avrà fatto, anche perché si vede l'acqua dietro di lui.
e sicuramente o va a salvare Meg o la uccide o fa... boh, non si capisce. E niente, finisce così. Se avete capito meglio la storia scrivetelo nei commenti. Ti ricordo che se ti è piaciuto questo tipo di video, guarda la mia nuova playlist che si chiama Teorie Brawl Stars, perché in quella playlist ci sono solamente video di questo tipo. Lasciate like, iscrivetevi al canale, commentate e niente, noi ci vediamo alla prossima, ciao!